Ciao a tutti! Oggi vi mostro come ho realizzato questi quadretti per poterci mettere all'interno le mie tip. Ovviamente voi potete mettere quello che volete. I miei piatti hanno questa forma, quindi ho deciso di fare il quadro con la forma del mio piatto. Ovviamente, se non avete i piatti simili, potete farla semplicemente o quadrata o rettangolare. Quindi, come prima cosa, appoggio il piatto al contrario sul cartone e traccio il suo contorno. Dopodiché, taglio, io l'ho fatto già precedentemente. Questo è quello che ottengo. Ora devo fare i bordi. Quindi, sui lati ondulati farò i bordi ondulati. Da questa parte farò i bordi dritti. Se decidete di fare il quadro dritto, basterà tagliare, i pezzi dritti, ovviamente. Questo è il pezzo che devo mettere qui. Ovviamente ne devo mettere molti di più per fare lo spessore in modo che poi posso incollare la tip all'interno e come vedete qui è troppo poco, quindi ne dovrò fare un bel po'. Per capire qual è la parte dritta da questa parte, perché qua come vedete hanno le misure molto diverse, cosa ho fatto? Ho preso, vedete il cartone dritto, qua ci sono le strisce dell'interno del cartone, quindi qua mi sono tracciata una riga che deve capitare dritta dritta alla forma del cartone. Io ho preso queste misure da sotto, misura da qui a qui 4 centimetri, poi da sopra che è più piccolo, da qui a qui misura 2 centimetri. E così mi è uscita la riga dritta. Quindi questa parte qui adesso la devo andare a riportare sul cartone. Io l'ho già fatto e l'ho ritagliata. Quindi io come ho fatto vi spiego. Ho appoggiato il piatto sul cartone, ho tracciato la forma del piatto e con la riga poi da qui ho preso i centimetri, ho tracciato una piccola righetta. E ho continuato la striscia. Da qui pure gli stessi centimetri, ho tracciato la righetta, ho continuato la striscia. Levando il piatto, vado a unire i due punti. Adesso dovrebbe essere un po' più semplice perché appoggio questo pezzo qui, perché già avevo la forma di questo, quindi al contrario lo appoggio e mi traccio poi le altre tre forme. Poi giro. Vado a filo di qua e mi traccio le altre tre forme, poi di nuovo giro e mi faccio di nuovo le altre forme e così via. Questo è un metodo veloce per fare tutte queste ondine. Ovviamente se decidete di farlo quadrato vi viene molto più semplice. Ovviamente poi vado a ritagliare tutto. Allora, io ne ho ritagliate un bel po', solo che effettivamente me ne serviranno solo tre da una parte e tre dall'altra. Ora prendo uno di un lato, do la misura più o meno di 1,5 cm, traccio il puntino anche giù, traccio la linea e col taglierino taglio questa parte. Questo lo conservo, prendo l'altro dall'altra parte, appoggio quello che ho appena tagliato sopra e traccio la linea anche qui e taglio anche questa parte. Uno di questi non mi servirà. Queste due parti andranno, allora, da una parte ne metto uno, dall'altra anche. Uno di questi tagliati andrà al centro, così, e anche l'altro. E poi appoggio sopra quello intero. In pratica questo spazio mi servirà per poi infilare l'acetato. Ora mi faccio le strisce di sotto. Posiziono bene una delle strisce laterali e faccio un segno anche da questa parte. Quindi vado a vedere quanti centimetri sono. Sono 22 e mezzo quasi, quindi vado a ritagliare le strisce di 22 e mezzo per 2 centimetri e mezzo.
Io ne ho fatte di più, ma alla fine ne servono 6. Allora, questi sono tutti i miei pezzi che dovrò incollare. Mi sono ritagliata un'altra striscia per poter fare la misura. Poi vi spiegherò come. Ora inizio ad incollare con la colla a caldo. Metto il cartoncino che dovrà solamente fare da spessore, lo appoggio e basta, e con un po' di scotch incollo quest'altro pezzo. Quindi appoggio sul cartoncino che alla fine dovrò togliere e incollo. Ho ritagliato dei pezzi di giornale e ho fatto la mia colla di farina. E per ora inizio a incollare solo questa parte qui in modo che si fissi e poi posso togliere lo spessore di cartone che avevo messo prima. Allora, come vedete, io mi sono portata leggermente avanti con il lavoro, però questa parte qui l'ho fatta ed è completamente tutto asciugato, quindi se adesso si può togliere il pezzo che avevo messo all'interno per fare lo spessore. E ora continuo a mettere la colla e il giornale su tutto il resto, ricordandomi di lasciare gli spazi aperti senza toccarli, altrimenti poi non vado bene con le misure. Dopo che è asciugato tutto, ci vuole più o meno una giornata, inizio a dipingere. Ecco qua, ho dipinto tutto. Poi ho ritagliato un cartoncino della stessa misura dell'interno e ora con la colla vinilica incollo il cartoncino. Quindi metto la colla vinilica tutto intorno e un po' anche al centro e metto all'interno il cartoncino. Ho preso poi uno spago e voglio fargli una specie di cornice interna. Quindi con il dotter mi aiuto a mettere la colla vinilica e poi incollo il cordoncino. Ecco qua. Ho ritagliato il pezzo di acetato delle stesse dimensioni e ora dall'apertura che avevo fatto prima posso andare a infilare il foglio di acetato. Ed ecco qua. Ora io ho messo direttamente il foglio però di acetato, però adesso lo devo togliere per poter mettere le tip. Voi dovete regolarvi in base a quello che volete mettere dentro il quadro, perché se le mie tip sono di poco spessore, in pratica è questo lo spessore che hanno, quindi io mi sono regolata in base all'oggetto che devo mettere dentro. Se dovete mettere un oggetto o una cosa un po' più larga, bisogna fare il quadro un po' più alto. Allora, dopodiché giro il quadro. Io, scusate, ma non l'ho voluto dipingere dietro, quindi l'ho lasciato così, tanto questa sarà la parte che andrà vicino al muro e nessuno saprà che non è pitturato, solamente noi. Allora, io prendo la misura centrale del mio quadro, che in questo caso è 15. Voi potete vedere di che quanti centimetri fate il quadro, e con lo stesso spago che ho messo per fare la cornice devo metterlo al centro per poi poter appendere il quadro. Piego il cordoncino a metà e lo incollo. Faccio asciugare e poi inserisco e incollo le mie tip all'interno del quadro, quindi ci vediamo a quadro completo.
Ed ecco qua, queste sono alcune delle mie tip. Il quadro non è quello che avete visto finora, perché ne ho fatti vari. Questo quadro è uno dei grandi che non ha l'acetato, perché ne ho fatti due grandi con l'acetato, uno grande senza acetato, due piccoli senza acetato e altri due ovali, uno più grande e uno più piccolo, perché l'acetato è un po' più fastidioso, diciamo. Quindi così è molto più sbrigativo, ma ha lo stesso effetto. Spero che questa idea vi sia piaciuta, se sì lasciatemi un bel like, iscrivetevi al mio canale e venitemi a trovare anche sugli altri social. E il tutorial è finito e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!